Bene amici, allora io prima cosa mi scuso apertamente con voi per questo video che vedrete, perché l'ho girato mezzo quando stavo circa bene, mezzo quando stavo circa male, quindi ci sono delle riprese che in pratica non hanno senso sulla riparazione di questo proiettore che intravedete qua in basso. Adesso l'ho anche tirato sui piedini, ma vabbè, non importa. Questo proiettore, che adesso poi comunque vi presenterò poi in un altro video che seguirà su questo, è un proiettore che mi aveva dato Manuel, che a sua volta gli aveva dato Marco, che era guasto naturalmente perché aveva un problema sia di ordine delle ottiche che insomma tanti casini legati all'ottica che era stata sporcata, era stata messa male internamente, insomma tante cose che ho provato a risolvere più o meno bene. L'unica cosa è che si vede, tutti i video che ho fatto si vede mentre io smonto il proiettore e tutto quanto, ma non si vedono le migliorie video che sono state fatte mano a mano degli esperimenti, e quindi mi scuso, per cui questo video sarà una schifezza. Proiettorino Sanyo Pro Xtra Xtrax. Questo proiettore qua proviene da una persona che conoscete bene, che è Marco Di Biasi, che me l'ha dato perché ha diversi problemini dell'ottica. In realtà lui si accende, eccetera, oltre a problemi di ottica anche questo problema, che c'è qualcosa dentro che balla. Comunque sia, adesso andiamo a vedere come è messo dentro. Apriamolo, eccetera, perché ha l'ottica che vira da un colore a un altro, perché sembra che siano state variate la posizione delle lenti rispetto a come dovevano essere, quindi adesso vediamo un po'. Qua ci sono tutte le ventole con all'interno qua la lampada, che sembrerebbe tutto relativamente a posto, e adesso andrò comunque a smontare come prima cosa questo blocco qui del paraottica, eccetera. Vediamo un attimo come è messa, e poi a questo punto dovrò tirare giù tutto il blocco dell'ottica, che è questo qua. Dopo questa enorme fatica con le cartine per ottiche gentilmente fornite da mio padre, andiamo a pulire questa ottica. Ho rimontato circa l'ottica, circa perché non lo so nemmeno io come sia riuscito a farlo, e adesso devo ovviamente rimontare tutto il proiettore, che non sarà assolutamente facile, anzi sarà molto ma molto complesso, quindi vi lascio un lungo time lapse. Allora, il proiettore è montato, l'ho provato, ma abbiamo ancora un problema sul colore dei sensori. E dovrebbero essere LCD questi, non LED, insomma, sono LCD. Questi sono i tre sensori LCD dei tre colori principali RGB. Sono, insomma, vengono colpite la luce tramite tre vetrini che vedete qua, a seconda dei tre colori. Questo qui dovrebbe essere quello del blu, questo qui dovrebbe essere quello del verde, questo qui dovrebbe essere quello del rosso. Questi tre vetrini sono stati scambiati da Marco, che me l'ha effettivamente anche detto e mi ha avvisato, per cui adesso sto provando una combinazione per farli funzionare.